È una grande e aurea regola non scritta del mondo. Ma se volete passare alla storia come dei bravi padri, non vi conviene mettere al mondo dei figli letterati. Pensate al padre di Giacomo Leopardi, Monaldo, passato alla storia come quell'uomo tremendo, codino, reazionario, quale era effettivamente, ma perché ha avuto quell'enorme megafono che era Giacomo, che ne ha parlato male in tutte le salse. Prendete Kafka. Kafka aveva il papà commerciante e la cosa più gentile che ha detto di lui è quando aveva, credo, 4 anni, ha preso e per punirlo l'ha messo sul pianerottolo fuori al freddo, uno shock da cui il ragazzo non si è mai riavuto. Anche lì, probabilmente tutti i padri di quell'epoca o quasi avevano attività così di questo tipo, diciamo, non metodo Montessori. Con i figli, ma non tutti avevano dei figli che facevano gli scrittori e quindi l'hanno poi raccontato al mondo intero, per cui per noi sono veramente l'emblema del padre difficile, per non dire ingiusto e cattivo. L'autore di cui parliamo oggi, che si chiama Kingsley Amis, scritto Amis, non è un errore, cioè non è Martin Amis come molti di voi penseranno e scrittori di cui hanno letto molte cose. È proprio il padre di Martin Amis e rientra in questa categoria. Cioè, Martin Amis ha dedicato un libro molto letto in Italia, tradotto da Einaudi Experience, il titolo italiano è Esperienza, in cui ha raccontato la figura del padre. L'ha raccontata in chiaroscuro, con molti, moltissimi scuri e ben pochi chiari. E quindi in fondo è una figura che oggi in Italia è nota soprattutto per questo aspetto, ammesso che sia nota, alle generazioni più giovani della mia direi che è totalmente ignota, e di fatto è noto appunto come il papà di Martin. Addirittura il sito di Wikipedia comincia così. La voce Kingsley Amis in italiano dice padre di Martin Amis e marito di Elizabeth Jane Browning, che è anche lei scrittrice. Ora, Kingsley Amis è stato parecchio più di questo, quindi merita molto di più di una parentela illustre, perché è stato uno scrittore importante, ha vinto il Booker Prize, che è di gran lunga il premio più prestigioso del Regno Unito. L'ha vinto una volta ed è stato candidato 3, quindi è alla stregua degli scrittori migliori, e è stato parte di quel movimento degli Angry Young Men che negli anni 50 e 60 ha connotato moltissimo la Gran Bretagna, quello che ha portato poi alla Swing in London, al rock, ai Beatles, eccetera, eccetera. Quindi è stato una figura centralissima nella cultura britannica del Novecento. Lui era nato nel 23 ed è morto nel 95, quindi ha attraversato più o meno il secolo e ha scritto lungo tutto la seconda metà del secolo. Quali sono i libri di Kingsley Amis? Qui ne abbiamo qualcuno e magari ne guardiamo insieme alcuni di quelli più noti, tenendo conto del fatto che non abbiamo qua, ahimè, la prima edizione del suo libro più famoso, che è Lucky Jim, in italiano Jim il Fortunato, una satira dell'inglese borghese degli anni 50, il libro che esce nel 54, che vale a Amis moltissimi riconoscimenti, tra cui il Somerset Maugham Award, e che è un libro molto ironico, molto divertente, che ancora oggi, se lo trovate, perché non è facile da trovare, siamo nella colonna dei dimenticati non per caso, comunque se lo trovate è un libro che merita di essere letto, ma anche gli altri che abbiamo qua variamente sono piuttosto interessanti. Tra l'altro di Lucky Jim, che è un libro appunto in Italia poco frequentato, ma in Inghilterra ancora molto, basti dire che una decina d'anni fa, persino Boris Johnson, durante una notte dei libri, si fece riprendere mentre leggeva proprio Lucky Jim. Dixon was alive again. Consciousness was upon him before he could get out of the way.
Not for him the slow, gracious wandering from the halls of sleep, but a summary, forcible ejection. Ma ce ne sono altri, appunto. Eccone uno dei primi, One Fat Englishman, che in Italia ha un titolo improbabile, come hai detto, Bang, qualcosa del genere, e invece il titolo originale è proprio un britannico, un inglese grasso, ed è proprio la storia di un signore che è ossessionato dalla sua taglia, è oversize, va in America e questo rovina tutto il suo rapporto con l'umanità, perde persino, sempre giocando a Scarabeo, che è un gioco popolarissimo tra gli inglesi con i bambini, e dice quindi che certo è normale che l'umanità sia fatta di stronzi perché nascono bambini già stronzi, che sono i bambini che lo battono a Scarabeo, e così via. Tutta questa suo essere completamente fuori taglia lo rende ironicamente, amaramente, molto fuori dal contesto e molto a suo disagio, cosa che si riflette nel suo rapporto con le donne, e infatti è un abbastanza ossessionato dal tema delle donne. Notiamo che in tanti libri, qui ne abbiamo uno, si chiama Girl 20, cioè una ragazza di 20 anni, ecco, e il protagonista di questo libro, che è un letterato, quasi sempre i protagonisti di Kingsley Amis fanno parte del mondo delle lettere, che è il mondo ovviamente che lui frequentava, è ossessionato dalle giovani ragazze. Questa è la storia di un professore che ha una moglie giovane, ma poi va a letto con una 17enne, con una specie di lolitismo, eccetera. La parola girl, proprio ragazza, è una parola che si ritrova molte volte nei suoi libri, nei suoi titoli, eccetera. E lo stesso in libri che troviamo qua, che hanno sempre questo clima di ironia, un'ironia di satira. Sono divertenti, questo è quasi sempre un filo rosso che unisce i racconti e i romanzi degli scrittori in prosa inglesi dai tempi storici, da Dickens in poi, ma anche una vena di amaro, come spesso in queste prose, che ci sarà nel libro con cui appunto vince il Booker, che si chiama The Old Devils, i vecchi diavoli, e sono un gruppo di amici che si incontra in Galles, tra cui uno scrittore di medio successo, anzi direi di medio insuccesso, che è il protagonista, e bevono tutta la notte, ed è questa notte tra alcol, troppo alcol, e appunto i ruggiti di questi vecchi diavoli che non hanno più molto da dire. Tra l'altro il protagonista muore, ed è un libro piuttosto lungo per gli standard di Amis, sono quasi 400 pagine, mentre normalmente Amis scrive prose più brevi, sulle 150-200 pagine, quindi si legge anche rapidamente. Ma dopodiché Amis è anche un bravo critico. Scrive parecchi libri, intanto si occupa molto di fantascienza, è uno degli sdoganatori della fantascienza nel suo paese, che però vuol dire in tutto il mondo anglosassone, quindi fondamentalmente poi di riflesso anche da noi. Ricordiamo che in Italia la fantascienza è stata molto portata avanti da due scrittori eminenti come Fruttero e Lucentini, e per questo molto snobbati, perché si diceva, ma la fantascienza è una specie di gioco, lo stesso capitava a Amis. Ma anche, per esempio, biografie di letterati famosi, qui ce n'è una che è dedicata a Rudyard Kipling, grande maestro della prosa e della poesia inglese, a cui dedica una biografia molto classica, perché poi alla fine nella forma, pur con tutte le sue asperità e la sua satira, Kingsley Amis resta un autore profondamente legato alle sue origini e tradizioni di una prosa britannica molto bene innestata. E lo stesso direi si può dire di suo figlio, che ha certamente tanti difetti, ma scrive maledettamente bene.